C'è un luogo protetto dalle antiche montagne della Valnerina, divenuto meta di pellegrinaggio per gli scalatori, quando le pareti di calcare di Ferentillo a fine anni 80 furono attrezzate per l'arrampicata sportiva. Qui gli atleti più forti di tutta Europa vengono per cimentarsi in salite sempre più dure, tra loro anche lo scrittore Henry De Luca, che da 30 anni raggiunge Ferentillo ogni volta che può. Questa è una delle tue falesie preferite? Questa è la mia falesia preferita. Proprio il luogo centrale, proprio sei al centro d'Italia, che mi ha fatto venire voglia di arrampicare da queste parti, ma non solo agli italiani, ma anche gente di fuori. È stato un vuoto per cui Ferentillo è stata deserta per molto tempo, adesso è stata riabitata. Un luogo a cui lo scrittore è legato da infiniti ricordi. Qui ho scalato pure durante il terremoto. Ebbene, anche durante le scosse di terremoto, qua non si muove niente. È perfino antisismico questo posto. Una passione, quella per l'arrampicata, che Henry ha scoperto per caso e in tarda età. Durante gli anni 80 andavo in Dolomiti, perché era il posto più economico dove fare delle ferie. Ho visto le montagne e ho cominciato a salirle. Da solo però, con abbigliamento da città, impermeabile. Tornando a Roma ho visto che c'era un corso di arrampicata, di maestri di arrampicata a Roma, in Guida Alpina. Mi sono iscritto. Col tempo e con la pratica ha scoperto che in questa esplorazione è il corpo a guidare la mente. Quello che vede sono le mani, le dita vanno a cercare. Quando vanno in esplorazione, dunque è come andare, camminare su una superficie a quattro zampe, no? E quindi questa superficie a quattro zampe rende il corpo il titolare del movimento, la testa segue. E poi ci sono i piedi, capaci, come recita una poesia di De Luca, di reggere il nostro peso su appigli minimi. C'è un proverbio yiddish che dice: la pentola va sul fuoco e il piatto si prende il merito. E che i piedi vanno sul fuoco, sono la pentola che va sul fuoco. E poi il resto, il corpo, le mani, sono quelle che fanno vedere che sono state brave. La scalata e i luoghi che la ospitano si affacciano spesso nelle opere dello scrittore. Salire una parete senza uno scopo, per De Luca, è un atto rivoluzionario proprio per la sua inutilità. La bellezza non sta nell'arrivare in cima alla catena o in cima alla montagna. La bellezza sta nel farlo. So hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter.